1.800 le aziende che rischiano di chiudere in provincia di Monza e Brianza. Presentato un piano per far fronte alla crisi. Donatella Negri. Per la crisi economica indotta dal coronavirus, in provincia di Monza e Brianza 1.800 aziende rischiano il fallimento. Solo durante il lockdown, fra marzo e aprile, persi 4.000 posti per contratti a tempo non rinnovati. Il pensiero di arrivare a fine mese per tanti cittadini e il pensiero delle aziende è quello di avere la certezza dei pagamenti, perché è un sistema che ha l'acqua alla gola in questo periodo. Non c'è tempo da perdere, occorre ripartire. Il presidente della provincia convoca le parti sociali, imprenditori, sindacati, terzo settore e le istituzioni. Assieme sottoscrivono un patto di 16 punti per farsi trovare preparati quando scadranno gli ammortizzatori sociali. 6 milioni di ore di lavoro solamente per il settore manufatturiero significa che c'è una bomba pronta a esplodere all'interno nel momento in cui venisse meno il termine dell'ammortizzatore sociale. E proprio per questo patto serve per un continuo confronto e per riuscire a investire nel modo corretto. Per Monza significa investire anche in una nuova mobilità. Perché oggi i temi della mobilità sostenibile e mobilità dolce sono temi che devono essere in cima all'agenda di qualsiasi livello istituzionale. Un impulso significativo potrebbe arrivare dalla possibilità di affidare appalti alle imprese della zona, appalti a chilometro zero, la richiesta della provincia al governo.